Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Questa mattina, che è il 12 di settembre, lunedì, siamo andati alla PT, ma prima ancora siamo andati alla provincia d'Arezzo per chiedere un appuntamento col presidente Vasai, perché ci sono dei problemi enormi, dei disagi enormi per coloro che vogliono prenotare a Piero della Francesca per quanto riguarda la visita degli affreschi della leggenda della Vera Croce nella Basilica di San Francesco, perché il sito della provincia sono ormai mesi che annuncia che non sono possibili le prenotazioni online. Questo è successo da mesi, ho denunciato anche l'assessore alla cultura della provincia d'Arezzo. Bene, anzi benissimo, vi ringraziamo per questa iniziativa, vi volevo fare una domanda che riguarda la comunità, quindi voi la rappresentate pienamente. È importante quello che state facendo, ma purtroppo i tempi, non voglio fare l'uccello del malaugurio e tutt'altro, di tour operator è passato, quindi è importante, è fondamentale le informazioni che sono su internet. Se noi mettiamo la parola itinerari Arezzo o Vasari o Piero della Francesca della Robbia, viene fuori solo l'itinerario della mostra di Piero della Francesca. E questo è una cosa che dovresti cercare di sviluppare, anche perché internet non costa nulla, ve lo dice uno che è re di internet. Io ho milioni di persone mensili che guardano delle cose sinceramente molto meno interessanti. Fra l'altro, e qui faccio un piccolo appello all'assessore Mezzetti, la provincia d'Arezzo nel suo sito comunica che non è possibile fare la prenotazione di Piero della Francesca online. È la prima volta da quando esistono le prenotazioni online che funziona. Per cortesia togliete quella comunicazione falsa e mettete quella giusta, altrimenti le persone che vogliono venire a Arezzo ricevono informazioni errate e soprattutto se vogliono prenotare non impediglielo per cortesia, visto che è una delle poche volte che funziona. Grazie. L'importante è che prendete atto che internet è una cosa magnifica, che nel punto di vista turistico la prova evidente ne è stato Piero della Francesca, ne sono orgoglioso. Aprì un call center all'improvviso un mese prima che ha portato 39.746 prenotazioni, senza internet non sarebbe stato possibile. Utilizzatelo, è un mezzo magnifico, però va aggiornato. Grazie Assessore Mezzetti se lo fa anche oggi stesso. Abbiamo ridetto migliaia di volte questa cosa, l'Assessore Mezzetti si prendeva molto in giro, sorrideva nonostante la denuncia, però il fatto è che anche sabato c'è il buyer di un gruppo di operatori che tutti insieme facevano 4-5 mila visitatori all'anno quando abbiamo aperto gli affreschi di Piero, l'hanno fatto regolarmente per alcuni anni, poi evidentemente i rapporti si sono chiusi. Beh, questo non toglie che con la mostra dei Vasari qualche interesse in giro ci sia, quindi chi telefona, noi abbiamo tutti i siti sotto controllo e vediamo che questi siti non funzionano. Allora, provincia, non sappiamo se il presidente Vasai sarà più o meno avvisato di questa cosa. Siamo andati alla PT, abbiamo parlato anche con le persone interessate, spiegandoli che eccetera. Si mostrano un po' seccati perché dice questo sputtanamento non va bene, forse sono riscottato un po' il fatto che abbia cancellato la PT, Agenzia del Turismo, visto che è chiuso dal 1° di maggio alla stazione. I visitatori che vedono le insegne Agenzia del Turismo, Ufficio Turistico ci vanno. Poi tutto è chiuso, c'è un touch screen, anche quello non funziona. Bene, sapete com'è andata a finire? Che l'ex direttore della PT, ente dichiarato inutile e vediamo quanto in parte sia vero, non che tutti non lavorano, magari lavorano male. Ecco, quello che è avvenuto è una cosa straordinaria, perché il direttore ci ha seguito quando stavamo scendendo le scale e che ben 3 volte ha detto: devi smettere di rompere i coglioni. Devi sospendere di rompere i coglioni, non puoi rompere i coglioni. Beh, io non rompo i coglioni, io sono un libero cittadino con la titolarità data da 320 milioni di vecchie lire, che per me sono 320 milioni di motivi per continuare a seguire e perché affinché le prenotazioni di Piero della Francesca vengano agevolate e non disturbate. D'altra parte abbiamo i documenti che lo dimostrano, perché sono documenti che si trovano
si trovano in internet, si trovano da tutte le parti, insomma, non è che li inventiamo noi. Ecco, come questo della delibera, del protocollo fra la provincia d'Arezzo per le celebrazioni del quinto centenario dei Vasari, sono documenti ufficiali che chiunque può avere, noi li mettiamo sempre online, non è questo il problema. Il problema è un altro, il problema è che non vogliono loro, vogliono continuare a dire che tutto va bene. Ecco, questa è la lettera che noi abbiamo mandato, addirittura come comitato spontaneo commerciante del centro storico di Città d'Arezzo, per le celebrazioni dove a tutti gli enti della città d'Italia, addirittura all'università, a tutti l'abbiamo mandato. Ecco, a questo punto qui abbiamo detto che nel 2005, era il 30 dicembre del 2005, ma già nel 2003 ci eravamo interessati, che senza fare un comitato aretino per le celebrazioni del quinto centenario della nascita del Giovasari non sarebbe potuto fare nulla. Ecco, guardate, qui noi abbiamo messo tutto quello che era possibile, abbiamo invitato a fare questo comitato, non l'è fatto, perché in questa città che è diventata omertosa, nel senso che le notizie che non parlano, che tutto è a posto e tutto va bene, che sono quelle in cui anche i media locali bisogna che facciano un ragionamento, perché la gente non arriva alla prima settimana del mese, e sentire che tutto va bene, tutto è a posto. Poi, se questo funzionario, che è il dottor Fabrizio Raffaelli, con il quale abbiamo avuto tantissimi e cordiali anche rapporti, perché insomma, non dimentichiamo, per 5 anni io ho lavorato sugli affreschi di Piero e sulla programmazione della città, ed essendo rimasto solo a decidere e fare tutto, evidentemente i risultati sono stati ottimali. Da 50.000 siamo passati a 530.000 visitatori l'anno. I miei non sono visitatori, dove includevo le passeggiatrici o le meretrici nigeriane o muratori albanesi romeni, no, erano turisti che si fermavano, anche perché Piero della Francesca ha un appeal per il ceglio medio alto. Ecco, questo funzionario Fabrizio Raffaelli dice che non devo rompere i coglioni. Bene, questa è una sfida che accetto, non solo gli romperò i coglioni, ma bisogna che stia molto attento, non alla sua persona fisicamente, alla sua mente, perché come lui cerca di inculcare il tutto bene e tutto a posto, bene, io questo lo eviterò nel modo più assoluto, e è mio diritto segnalare quando, specie nel mondo internet, il 90% viene utilizzato per fare le prenotazioni, c'è qualcosa che non funziona. E di questo me ne vanto anche, caro dottor Raffaelli, detto Fabrizio. Ecco, non si può arrivare a questa esasperazione, non si può arrivare a questa esasperazione. Voi state sbagliando e dovete rimediare agli errori. Profondo la sovrintendenza ha avuto anche loro dei problemi, non dipendeva nemmeno da loro, dipendeva dal server, ma in poco tempo è aggiustato e ora stanno funzionando. I siti ci sono solo in italiano? Bene, c'è una proposta di pagare da parte dei cittadini o di associazioni, di singolo commerciante, di pagare la quota, che fra l'altro è anche misera, per mettere le cose in lingua inglese. Voi pensate che questo sia possibile? No, preferiscono perdere tutti quelli di lingua inglese, che poi quando arrivano a Arezzo e non trovano porto ovviamente si arrabbiano. Il passaparola è, fra i tour operator, gli addetti ai lavori e tutti coloro che sono potenziali visitatori, non andate a Arezzo perché non vi ci vogliono. Altro che rompicoglioni. Qui direbbe diventare rompeteste, ma non vi rompo la testa, vi entrerò dentro il cervello. Cercherò di operarvi senza aprirvi la scatola cranica e farvi capire che il turismo e la cultura per una città di Arezzo, che è completamente rovinata dal mondo del lavoro orafo che sta andando letteralmente a puttane, abbiamo bisogno di tutto, anche del turismo e della cultura. Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti.